Matteo ha appena compiuto 18 anni e tra pochi mesi la sua casa sarà pronta. Detta così potrebbe sembrare una storia qualunque, e invece la storia di questo ragazzo autistico di Stradella, appena diventato maggiorenne, dice molto molto di più. Racconta della determinazione incrollabile di una mamma, Milena, e di un papà, Angelo, che quando Teo era ancora un bambino hanno iniziato a chiedersi come garantire a loro figlio una vita adulta serena e protetta, anche quando loro non ci sarebbero stati più, e presto hanno capito che quello che sembrava quasi uno scherzo di cattivo gusto era purtroppo l'amara realtà. Per lo Stato italiano gli autistici sono solo bambini che, diventati maggiorenni, guariscono miracolosamente. Proprio così, la legge infatti garantisce assistenza medica, terapeutica e sanitaria soltanto fino al compimento della maggiore età, un buco legislativo quasi incredibile a cui non è ancora stata data una risposta organica e precisa. Si sta facendo tanto per i bambini, ci sono interventi e ci si dimentica che poi questi bambini crescono, diventano adolescenti. Passato il problema dell'adolescenza, poi questi ragazzi diventano adulti, e io dico sempre, l'età evolutiva dura 18 anni, l'età adulta dura molto di più, e quindi è necessario pensare anche per loro a un futuro, e purtroppo le istituzioni questa cosa la ignorano. Milena e Angelo iniziano così un percorso, un'avventura lunga più di 10 anni, fatta di slanci, dolore, speranze, impegno quotidiano, tanta solidarietà, ma anche tante porte sbattute in faccia, fino a quando, grazie alla Regione Piemonte, che accede alla legge Dopo di Noi del 2016, e alla raccolta fondi dell'associazione Gli Amici di Teo, di cui Milena è presidente, la Fondazione Paolo VI di Casalnoceto non riesce a far partire i lavori per la creazione della cosiddetta Casa di Teo, una residenza protetta per 10 persone, con 5 posti dedicati proprio all'autismo. I lavori, iniziati nel 2019, dovrebbero concludersi fra pochi mesi. È una bella impresa, nel senso che l'impegno economico è rilevante. Abbiamo trovato Gli Amici di Teo che ci danno una mano in questa ristrutturazione. Dobbiamo, ecco, in primo luogo ricordare la Regione Piemonte, che è venuta incontro con dei finanziamenti, e poi la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, i genitori dell'associazione Famiglie che fanno riferimento al Centro Paolo VI e alla Fondazione Angela D'Ambrosio. Una battaglia vinta dunque per Angelo, Milena, Don Cesare e i ragazzi che potranno venire a vivere qui, anche se la vittoria vera per le persone con disturbi dello spettro autistico e per le loro famiglie sembra purtroppo ancora lontana. È un problema che deve essere affrontato e che deve essere risolto. Noi stiamo cercando di risolverlo per 5-10 ragazzi, ma bisogna che le istituzioni intervengano e se ne facciano carico.